Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di appoggio e sostegno. Che cosa sono? Cantare in libertà. Bene, che cosa significa appoggio e sostegno? Parliamo del significato delle due parole. Appoggio significa appoggiarsi, quindi agganciare qualcosa. Quando noi respiriamo, sappiamo di respirare in maniera diaframmatica, c'è una puntata che parla di questo e fa vedere alcuni esercizi per respirare con il diaframma e magari vi lascio il link in descrizione, quindi andatela a guardare. Che cosa succede? Quando noi respiriamo, il diaframma si abbassa e si appiattisce e va verso il basso, poi subito dopo il diaframma torna alla sua posizione originaria. Quindi il diaframma è a forma di cupola, quindi fa questa azione qui. Quando noi abbiamo inspirato, poi attraverso i muscoli intercostali addominali bassi, dobbiamo cercare di mantenere quest'aria che abbiamo preso, in cui i polmoni si sono riempiti d'aria, quindi gonfiamo questa zona. E poi nel momento in cui iniziamo la fonazione, quindi a emettere un suono, dobbiamo prima agganciare, quindi appoggiare il suono a qualche parte, quindi appoggiare attraverso i muscoli, ripeto, dell'addome, diciamo così, appoggiarci al diaframma. E quindi questo è l'appoggio. Poi nel momento in cui noi iniziamo la fonazione, quindi a emettere un suono, visto che abbiamo un appoggio, possiamo poi dal basso verso l'alto sostenere questo suono. Quindi il sostegno, che se noi pensiamo a sostenere, capiamo che il movimento è dal basso verso l'alto. Quindi questo è il sostegno. Per fare un esempio pratico, se noi prendiamo un palloncino, ora prendiamo un palloncino, vi faccio vedere. Bene, abbiamo preso il palloncino. Ok, questi sono i nostri polmoni che abbiamo riempito, il diaframma è qui e quindi deve controllare questa emissione. Se noi ci poggiamo con i nostri muscoli, quindi agganciamo questo palloncino, facciamo finta che questi sono i nostri muscoli, e qua c'è la laringe che controlla, che fa da tappo un po', quindi controlla la fuoriuscita di aria. Nel momento in cui noi vogliamo iniziare la fonazione, quindi andiamo. A controllare. Se noi invece non abbiamo questo appoggio, quindi lasciamo così, ci scappa di mano. Quindi noi dobbiamo sempre agganciare, quindi appoggiare il suono, appoggiare il fiato, e poi mentre iniziamo ad emettere il suono, dobbiamo sostenere attraverso i nostri muscoli questa fonazione. Inoltre, ragazzi, stiamo attenti alla differenza che c'è fra sostegno invece e spinta, perché noi dobbiamo sempre sostenere dal basso verso l'alto il suono, ma senza mai spingere questo suono dando dei colpi al diaframma, perché in questo modo che cosa avviene? Le corde vocali, che sono due come ben sappiamo, loro si avvicinano e iniziano a vibrare, ma nel momento in cui noi diamo un colpo, facciamo questo, le corde vocali sbattono tra di loro e quindi se non lo sappiamo fare, oppure se lo facciamo troppo spesso, possiamo fare dei danni alle corde e questo non va bene. Quindi prima le dobbiamo far avvicinare e poi possiamo sostenere questo suono attraverso l'addome.